Ciao ragazzi, benvenuti nel primo video del 2021. Con questa inquadratura un po' cinemella, la luce blu e tutto, oggi andremo a montare non più il prototipo di quello che c'è sul gruppo ottico anteriore della mia moto, bensì la versione finale. Ovviamente stiamo parlando di materia e ringrazio tantissimo Mirko già all'inizio di questo video per avermi dato la possibilità di sviluppare questi prodotti sulla mia moto, per avermeli inviati e ragazzi sono spettacolari. Come ho fatto già vedere nel video precedente, su Mantis ho montato il prototipo, però finalmente abbiamo qui due versioni finali appunto del prodotto. Questa è ancora considerabile prototipo, dato che è stata fatta una verniciatura che non è venuta poi come si desiderava. Quindi probabilmente lo andrò a montare per vedere l'effetto che fa, ma non lo terrò. Terrò invece lui, la versione originale fatta. Basta, l'ho già detto ovunque che è spettacolare questo prodotto. Comunque, basta, andiamo a montarlo. Ragazzi, il kit è stato montato. Per kit intendo cupolino e cover dashboard. Sono entrambi molto molto facili da montare, dato che presenta 4 viti il cupolino con relativi gommini per sigillarlo, o meglio, per chiuderlo e non far vedere le viti, e solamente 2 viti per avvitare la cover dashboard. Veramente semplicissimo, intuitivo e senza dover fare adattamenti sulla moto che andrebbero a snaturare e rovinare anche la moto. Questa è come si presenta dopo aver montato il kit, è decisamente più bella e ricorda molto Batman come stile, molto cattiva, aggressiva, molto molto bella. Mi piace veramente tanto e la finitura dell'opaco è veramente spettacolare. Anche perché io non sono un amante dell'opaco, ma i dettagli fatti in una maniera così bella sono veramente da apprezzare, considerando che il resto dei componenti della moto sono realizzati in plastica opaca, quindi va comunque a sposarsi benissimo con il pattern generale della moto. Ma visto che me l'avete chiesto in tanti, oltre a parlare di questo, vi andrò a spiegare in breve come sono riuscito a montare gli specchietti sul manubrio della mia moto. Però mi alzo perché mi fanno male le ginocchia. Allora ragazzi, per montare gli specchietti sul manubrio non è stata un'impresa semplicissima, dato che sì, sono fatti per il diametro del foro del manubrio, ma non sono plug and play, diciamo. Quindi, come ho fatto per montarli? Cosa ho dovuto inventarmi? Praticamente all'interno del manubrio sono andato ad inserire delle specie di rondelle che facessero spessore tra la parte di ferro del manubrio e appunto questo dello specchietto, non so come chiamarlo, in modo tale che lo specchietto non andasse a urtare contro la gomma della manopola, soprattutto quella del gas, impedendo o di accelerare o accelerare e girare anche lo specchietto. Quindi sono andato a fare questo spessore che fa rimanere tutto perfetto come dovrebbe essere. E vi faccio vedere anche il materiale che ho utilizzato per fare lo spessore. Eccolo qui, un semplicissimo tubo RK che si usa per fare gli impianti elettrici ed è un tubo di plastica alla fine, PVC, plastica rigida. Sono andato a tagliarlo, fortunatamente. Posso dirvi anche la dimensione che dovrete usare, è un tubo da 20, quindi basterà andare da un ferramenta o chi vende articoli di questo genere e comprare un tubo da 20. Un tubo è anche troppo, dato che ne utilizzerete pochissimo, però purtroppo non si vende a centimetro. Guardate quanto è bella. È allucinante questa moto, io ne sono follemente innamorato.
Ah, un'altra cosa. Come ben saprete, io sono andato a applicare questi adesivi serbatoio, ma non avevo messo anche questi che uscivano in confezione. Dopo che ho utilizzato un po' la moto, mi sono reso conto che appunto sono molto utili, dato che le ginocchia vanno ad aderire su questa parte qui del serbatoio e sono molto importanti per non farvi scivolare in avanti. Quindi ho messo anche quelli. Perfetto ragazzi, non so cosa sarà uscito da questo video, come sarà avvenuto, quanto sarà durato, ma sinceramente non mi interessa perché me ne sto facendo una malattia di questi video su YouTube, motivo per il quale non li sto portando con una frequenza decente, o meglio, non li sto portando da ormai più di 2 mesi, se non sbaglio. Questo non vuol dire che non li porterò più, vuol dire semplicemente che porterò video quando ne avrò voglia, quando avrò qualcosa da raccontarvi di succulento e spero che comunque vi sia piaciuto. Quindi, nel caso vi fosse piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e Twitch. Ragazzi, mi sto attivando per fare delle streaming serie su Twitch. Non abbandonerò YouTube come vi ho detto, ma sarà molto più presente la mia faccia su Twitch. Quindi senza perdere altro tempo, vi lascio alle vostre cose. Noi ci rivediamo, come al solito, in un prossimo video. Ciao ragazzi!